Purtroppo dispiace per questo periodo che stiamo affrontando. Cioè, ho fatto 10 gol, ma alla fine sono serviti pochissimo. Quindi il mio unico rimpianto è questo qua. Dispiace, come ho detto prima, ho fatto 10 gol. Sicuramente quando un attaccante fa gol, di solito la squadra ha sempre qualche punto in più. Però non sono serviti a niente, quindi dobbiamo farne altri per aiutare il Potenza a risollevarlo. No, come cioè, avevo tanta rabbia dentro di me, perché da quando sono arrivato a Teramo ho fatto 6 mesi e dopo mi hanno detto di andare via e io stando in silenzio sono andato via per non creare problemi. Poi l'annata dopo lo stesso, volevano mandare via tutti. È stato non una liberazione, però come per fargli capire avete sbagliato a mandarmi via. Cioè, questa era la mia esultanza, non ce l'ho con nessuno, però è solo una cosa con me stesso che, come ti posso dire, per far capire che hanno sbagliato. E quello era l'unico modo per farlo capire veramente, senza offendere tifosi, nessuno. Te l'aspettavi, Pietro, che il Teramo fosse in quella condizione di classifica? Assolutamente sì, non l'aspettavo perché abbiamo fatto un ritiro con il mister Paci, che cioè, lo reputo una persona veramente brava, sia sul campo che come persona. Quindi lui ci ha fatto lavorare tantissimo il ritiro e sinceramente non sono sorpreso. Poteva fare anche qualcosa in più, visto i risultati, l'ultimo pareggio con la Vibonese, il pareggio a Francavilla, poteva raccogliere qualcosa in più, però sono convinto che continueranno ancora a fare bene. Il direttore sportivo Sandro Federico, proprio ai microfoni di TV6, il collega Paolo Renzetti ha parlato un po' di te, del fatto che comunque tu hai un ulteriore anno di contratto con il Teramo e che magari potresti essere una plusvalenza per il Teramo l'anno prossimo. Tu come la vedi? Hai voglia magari di giocarti una chance invece con la maglia del Diavolo? No, ora questo non dipende da me, sinceramente, perché ho un accordo con il Sassuolo che se in caso dovessi far bene loro hanno diritto di ricompra. Quindi se dovessi magari far bene, fare altri 10 gol e mi prende il Sassuolo, sicuramente andrò da un'altra parte. E dopo se il Sassuolo non mi prende e devo rimanere a Teramo, io non ho nessun tipo di problemi.